Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi rispondendo a domande fatte da voi in compagnia. Quello di oggi sarà un video ricchissimo perché in realtà è un po' tutto e un po' niente. È uno speciale di Natale, è uno speciale di Capodanno, è uno speciale per il ritorno di Shigeru Kaciopo e c'è anche una sorpresa incredibile da mostrare. Esatto. Quindi per celebrare la fine del 2023 e l'arrivo del 2024, in questo ultimo video dell'anno risponderemo alle vostre domande che ci avete rivolto su Instagram e se ancora non mi seguite su quel fantastico social, fatelo immediatamente. Detto questo, non c'è tempo da perdere perché la sorpresa di fine video in realtà vuole palesarsi in anticipo e niente, io ho detto tutto, tu hai detto tutto? Potrei dire molto di più ma preferisco tacere. Sarebbe la prima volta. Risponde ai miei avvocati, Michele. Va bene. Iniziamo! Allora, prima domanda fatta dall'utente Look at that coconut. Mai giocato a Comics Zone? E se sì, face reveal Shigeru Kaciopo? Sì, tutto molto contestualizzato. Allora, rispondo prima io. Mm-hmm. Comics Zone, giocato abbastanza, ma non tantissimo. Ripreso tra l'altro grazie all'NSO. Tu famosissimo, andavamo a scuola insieme. Perfetto. Gioco difficilissimo tra l'altro. Non per me. Non per te. Tu l'hai finito con un solo credit? Zero. Zero? Sì. Pazzesco. Fatto anche a occhi chiusi con le mani legate. E l'hai speedrunnato, immagino. Certo. Ma secondo te è uno dei migliori beatmap in 2D di sempre? No, ma è il miglior bitcoin, secondo me. Ok. E senti, questo face reveal arriverà o non arriverà? Metti un sub goal, cioè un obiettivo. Allora, arriverà quando riusciremo ad avere così tanti subscribers che Andreotti resusciterà. Ma quindi in caso sarebbe colpa mia? Sì. Ok. Forse è meglio fermarsi qua. Oppure andare avanti con la prossima domanda. Smash Melee o Ultimate? Questa è una domanda un po' a trabocchetto perché Smash Burger. Dipende quanto ti senti nostalgica o affamata in questo allora, caso. Allora, nostalgica posso dire un bel po'. Nostalgia canaglia. Siamo d'accordo che Ultimate è un po' l'episodio definitivo. Beh, si chiama Ultimate. Ok. Però se tu oggi dovessi scegliere di giocare a uno Smash, andresti di Melee oppure di Shiri? Melee e Shiri, due cuore nella palla, Vini. Non è il caso della palla, Vini. Vabbè, senti, tiriamo fuori questa sorpresa, se no non ne usciamo più. Mamma mia, ma sbaglio o è Polpetta Gaming? Il face reveal di Polpetta reveal. Si può fare? Oddio. Volevate il face reveal di Shigeru Kaciopo. E invece? Lo facciamo di Polpetta Gaming, cagnolina, arrivata oggi. Poverino. Panica. È già una social media star che... Dai, scendi. Secondo me è terrorizzata dalla presenza di Shigeru Kaciopo. Comunque, vabbè, se sentirete gli strani rumori nei prossimi video è perché abbiamo una nuova gamer dentro questa casa. E seguitela su Instagram. L'obiettivo è farle avere più follower di me. Non ci vuole tanto. Detto questo, se io devo scegliere tra Ultimate e Melee, scelgo tutta la vita Melee. Anche se gioco più volentieri Ultimate. Ha senso come risposta? Non lo so. Ma l'amore ha senso? È razionale? No. Vabbè. Vorresti che Nintendo facesse console potenti quanto Sony e Xbox? Oppure vatti bene così? Secondo me ti ha pensato e gli sei un attimo. Ragioniere, vatti lei. Allora, va bene che Nintendo, questo è un grande, è il solito contenzioso, no? Nintendo è meglio se continua a puntare solo sull'innovazione a tutti i costi oppure deve uniformarsi a quello che è un po' il trend del mercato e quindi diventare un competitor diretto di Sony e Microsoft. Microsoft che addirittura viene chiamata Xbox, tanto poco è identificata all'interno del mondo videoludico. No, per me va bene pure una via di mezzo, no? Tu me lo dicevi l'altro giorno appena sveglia, che Switch 2 te le immagini alla fine come una Switch però un po' più potente, giusto? No, io me la immagino come una Switch proprio diversa da tutte le altre, da cose che non si sono mai viste. Ma da tutte le altre Switch? Eh. Ma quindi intendi la Lite, la OLED, la base? Quella viola, sì. Okay. Vabbè, quindi diciamo sei per team Nintendo innovazione, sempre distinguersi allora, a tutti. Innovazione guardando però sempre un po' alla classicità. Benissimo, prossima domanda. Kaciopo, come ci si sente ad essere una figura così importante all'interno della Nintendo? Ricordiamo che te hai io rapporti. Sono, sì, mio cugino è Shigeru Miyamoto. Ciao Shigi, cuginanza.
E allora, che dirti, io è da un po' di anni in realtà che cerco di smarcarmi un po' da questa situazione, perché ho deciso di fare altre scelte nella vita. C'è da dire che poi ti è sempre pesata la cosa, no? Perché diciamo, ah guarda quello là, ha successo perché è cugino di Miyamoto. No, in realtà era al contrario, a Miyamoto dicevano, guarda quello è famoso perché è cugino di Kakaroko, quindi... Okay. Io, dato che non ho velleità nell'ambiente videoludico, ho preferito lasciare spazio a mio cugino. Ok. Che posso dire forse è meno bravo di me, però nel contesto. Ma vogliamo dire che ti ha rubato pure qualche idea? Allora, qui tipo chi... quella cosa che al cenone di Natale gli ha detto, oh, mi pari Super Mario, così, e lui... sì, esatto, si è scritto tutto, poi lui scrive in giapponese, io non lo capisco, quindi okay. Un po' difficile. Comunque ci tenevo a dirti... Ma guarda, comunque sì. Ci sono dei faldoni e faldoni... in archivi segreti, e i miei avvocati insomma stanno procedendo ancora, c'è un contenzioso con mio cugino alla fine, però insomma io sono di buon cuore, quindi okay. Alla fine ho lasciato a lui questo mondo di star e di celebrità. Va bene, però sappi che questa domanda te l'ha fatta Glitter Love 325. Tra l'altro, carissimi, i glitter sono stati bannati dall'Unione Europea come microplastiche, per cui triviale, amiamo qualcos'altro. Situazione triviale. Comunque, come perdersi su qualsiasi informazione arriva. Questo è disturbo dell'attenzione. Questa sì. Si chiama cultura. Cultura, va bene. Allora, il caro Andrea ci scrive: migliori acquisti fatti nel 2023? Ora, io purtroppo ho una polpetta sulle gambe e non posso alzarmi per far vedere, però penso veramente che il mio migliore acquisto sia stato il non lo shipping box, ma il catalogo senza pagine, che di sicuro avete visto in quanto debutto, vero e proprio debutto nello stardom di Shigeru Kachoppo. Il tuo miglior acquisto è stato questo catalogo? Sì. Cioè, in realtà un altro pezzo da 90, però te hai visto. Che ha fazzoletto smorciolato di quello che ha portato la shipping box di Bartolini. Allora, innanzitutto non facciamo nomi di marchi, perché finché non ci pagano noi non Bartolini diamo... è la ghiandola. Ah, ok, perfetto. No, l'altro pezzo da 90 è un Game Boy, però non posso dire altro. E, no, dai, guarda che bello. Ma poi è proprio un... un orgoglio. È più... è come mettersi, che ne so, un Daruma-san dentro casa. È proprio un nome tutelare del mio lavoro. Infatti posso dirti che da quando c'è questo catalogo di Donkey Kong io mi sento molto più protetta. Sì, io mi sento molto più caldo. Da tutto, dai mali, dalle malattie infettive, da tutto. Miglior acquisto per te dell'anno? Miglior acquisto dell'anno è la macchina. Carissimi, se girate per Roma state attenti, perché c'è uno Shigeru Kachoppo probabilmente alla guida che va a 43 all'ora. In retromarcia. In retromarcia. Oh, questa è una domanda chiaramente rivolta a te. Console Nintendo portatili preferita e... preferite? Ah, era rivolta a me? Eh beh sì, chiaramente il Game Boy Color. Ok, conosci solo quella. Pure l'altra volta hai detto perché questo è Color. Sì? Come mai il Color e non il mattoncino base o magari l'Advance, per esempio, il DS? Ma poi soprattutto, ecco no, questo di sicuro è un parere che interesserà il nostro pubblico. Shigeru Kachoppo considera la Switch una console portatile o una console fissa? Una console da tutti i giorni la considero. Da ogni occasione. Metti che c'è la cena la sera un po' più elegante, che c'è l'aperitivo informale. Ti ci metti un Rhythm in Paradise. Che non no, c'è, l'unico gioco che non c'è sopra. Però va bene così. Quindi tu dici che Game Boy Back on you. E ora su Se non avete riconosciuto la citazione, avete una cultura videoludica proprio peggiore di quella di Michigan. Esatto. Che potrebbe essere forse un problema. Decisamente un problema. E invece io dico la mia console. In realtà ho già fatto una tier list sulle migliori console portatili Nintendo. L'ho dimenticata. Non so assolutamente se ho messo prima il Game Boy Advance o il Nintendo DS. Oggi mi sveglio così e dico il Nintendo DS è la migliore. Ah, pensavo la figa. Però vabbè. Cos'è? Pubblicata da Nintendo? Non l'ho mai giocata. Xbox. Allora, altra domanda. Ma questi sono proprio. C'è uno scritto Shigeru Kachoppo sopra. Kirby ma blu. Bel nick. Ci ha messo un buon 5 secondi di lag a capire il nick. Va bene. Non ho mai giocato un Persona. Conviene giocare prima il 5 o prima il 3 Reload quando uscirà? Allora, Persona secondo me è un po' come Guerre Stellari, che devi vedere prima la prima trilogia, che però è 4, 5, 6, e poi 1, 2, 3. Quindi ti direi dal 5. Ok, tu lo sai che tutti gli episodi di Persona sono scollegati tra di loro, non c'è una narrativa che unisce tutti gli episodi numerati.
Questo è quello che pensi tu, Michele. Effettivamente ci sono anche molti elementi ricorrenti che identificano un persona in quanto tale, in quanto secondo tale te, persona. Nei credits finali, Mr. X, chi è? Ci ho lavorato io. Ci ho lavorato io. Bene. E qual è il tuo episodio preferito? A sto punto lo vorranno sapere sicuramente. Quello che sto scrivendo. Va bene. E se posso dare io il consiglio, a parte che il 3 Reload non ci sarà su Switch, questo potrebbe già essere un problema. Peccato. Ma su Switch 2? Su chissà, su Switch 2 potrebbe essere. Io ti consiglio, siccome sono giochi molto diversi tra di loro in realtà, ti consiglio, vai adesso di 5, quando uscirà il Reload, vai di Reload. Non lo devi dire a me, lo devi dire a lui. Il fatto che, no, cercavo conferma in quanto Mr. X, massimo esperto di persone. Il fatto che tu vada, il fatto che tu non segua l'ordine cronologico numerico in realtà è abbastanza indifferente. Tra l'altro, per molti il 3 è un grandissimo episodio. Perché si sa: 3, it's magic number. It's magic number. Nicky Super 777, triplo 7 su ogni cosa. Non hai mai sentito nulla della DPG? Se solo sta cosa. No, però ho sentito Sportswear rifatta da De André. Ok. Però c'è una domanda pregna. Come si sono conosciuti Shigeru e Poro? Allora, grazie per la domanda. Ora sono curiosa di scoprirlo anch'io. Ci siamo conosciuti alla sagra della pantofola bruciata a Cerveteri. Io ho portato i fiammiferi, tu le pantofole. Io le pantofole. E là abbiamo capito che eravamo fatti l'uno per l'altro. Esatto. È stato, diciamo, un amore a prima switch. Possiamo però dire che tu eri già emotivamente impegnata? Esatto, sì. Però cosa ti ha convinto? Mi ha convinto... Cioè, nel senso, di la verità, quando ho fatto vedere la collezione di videogiochi, qualcosa... Eh sì, perché essendo cugino di Shigeru Miyamoto, alla fine ho sempre avuto un po' questa passione recondita, e vedendo poi tutta questa collezione ho detto, eccolo qua. E a parte siccome lo sapranno benissimo che la sagra della pantofola bruciata non si fa più dal 98, ricordiamo i nostri telespettatori, noi ci siamo conosciuti nell'89. Esatto. Erano altri tempi, un'altra altri Nintendo tempi, girava un sacco d'eroina comunque. Infatti era ostia la sagra della pantofola esatto. bruciata. Poi ci siamo pure magnati in gelato. Allora, Zelda Totge, che sta per? Totge. T'ho già detto. Totge. Ad Ocarina Two Game Tears of the Kingdom. No. Sì, Tears of the Kingdom. Yes. E tu hai detto T-O-G-G. T-O-T-G. Tot-G. Tot e G che è Kingdom. Ah, ha sbagliato. Totk. Ha sbagliato. E vabbè. Forse è un gioco che tu non conosci. Tears of the Gachopo. Ti aspetti una versione aggiornata per il lancio di Switch 2? Certo che deve essere aggiornata, sennò che nuovo coso è? Come ti smarchi tu da... Vedete, questa è una grandissima lezione di vita. Io sto bluffando perché non posso dire nulla. A parte questo, però uno spettatore inesperto potrebbe confondere questo tuo obbligo di rimanere ancorato agli NDA, ai Non Disclosure Agreement. Yeah. Come inesperienza, il fatto che tu stia bluffando, che non sei, in realtà non sei nulla. Però nella vita, ragazzi, bisogna sempre dissimulare. E anche quando non si sa, non si ha la più pallida idea di cosa si sta parlando, bisogna sempre far vedere di essere sicuri di quello che si sta dicendo. Solo infatti. Così potrete avere successo nella vita. Ed è proprio per questo che io in questo momento sto qui. Che non sono capace di fare questa cosa. Ed è proprio per questo che io di solito sto zitta. Esatto. Anche il silenzio è un'ottima risposta. Però io sorprendo e dico... Io sorprendo. Non mi aspetto una versione aggiornata, ma mi aspetto addirittura un repackaging. Cioè, fanno proprio il porting. Repackaging, così poi la Switch viene messa nelle shipping box. Nelle shipping box, esatto. Perché le opzioni sono due: o rifanno proprio il gioco e lo rivendono a prezzo pieno, oppure fanno un aggiornamento, però magari a pagamento. Ma tu lo stai spiegando a me? Sì, vabbè, insomma, magari te ne frega qualcuno. Vabbè, non so. Cosa ne pensate dei giochi picchiaduro? Fammi i nomi dei tre picchiaduro più importanti della storia video. Tre serie, non... Tekken? Sì. Ralph spacca tutto? No. My Little Pony pugni d'acciaio? Quello sì. Potevi dire Tekken, Soul Calibur, Smash. Ah, no, sì, vabbè, Street Fighter. Questa è una cosa che sta cacciando. Volevo dire Yakuza. Non è un picchiaduro. Oh, stanno sempre a menare. Ho capito.
picchiano ma non duro. Potevi dire Tekken, potevi dire Mortal Kombat, potevi dire Street Fighter, potevi dire Guilty Gear, potevi dire Puzzle Bubble anche. Però cosa ne pensi? È un... Qual è la domanda? Cosa ne pensate dei giochi picchiaduro? Cosa ne devo pensare? Ne penso un gran bene, perché sono giochi... Ma secondo te traviano la mente dei giovani che magari vogliono fare solo del bene nella vita e poi però si ritrovano a picchiare duro e poi magari diventano violenti nella vita reale? No. Tipo per esempio giochi a Tekken e il giorno dopo c'hai i capelli a spazzola e vai a tirare i pugni ai muri, spacchi tutto, ammazzi e botte i canguri, i puma e qualsiasi cosa. No. Io sono contro. Ma l'anagrafe ti fa chiamare Xiaoyu. Che non credo si pronunci così, però vabbè. Vabbè, oppure esci e ti iscrivi a un corso di capoeira violenta. No, io posso dire che sono contro la narrazione dei giochi che incitano alla violenza. Vabbè, la conquista è non violenta comunque, sempre e comunque. Posso dire la mia sui picchiaduro? No. Ok, perfetto, andiamo avanti. Beh, sono divertenti da giocare. Sono divertenti da giocare, però purtroppo... Forse un po' noiosi. No, però purtroppo danno il meglio di sé... Quando poi, secondo me, quando uno si approccia al competitivo e io non ho né tempo né voglia di diventare bravo in un videogioco, non sarei capace, soprattutto giocare online è molto frustrante. È un po' come fare un video con te. Comunque perdi. Un medico Porion, il caro Daniel, scrive: vale la pena pagare una scatola di cartone 50 euro? Guarda, allora ti posso dire, secondo me, l'affare migliore della vita tua. Dipende, comunque ci sono cartoni e cartoni, ci sono quelli che paghi 50 euro e poi quelli che ti arrivano in faccia quando... Quindi ammetti di averlo pagato 50 euro? No, perché scusatemi, allora la moviola... No, l'ho pagato meno. La moviola nel video aveva detto 33 euro. Però se mi fai finire la frase che sto dicendo, sì. Ci sono quelli che paghi 50 euro, ci sono i cartoni che ti arrivano in faccia e poi ci sono quelli che paghi 33 euro. Certo. Vuoti, però. Andiamo avanti perché questa domanda è scomoda. Poro, quanti anni hai? Allora, io lo dico ciclicamente, poi se lo dimenticano sempre tutti. No, quindi... potete chiedergli, ma quando sei nato c'era ancora il muro di Berlino? Bella domanda, perché non saprei rispondere. Siamo là, eh? Bah, studiate. Ci viene chiesto, 6 mesi senza videogiochi o 6 mesi senza Shigaruka Choppo? Dico la mia? E senza Shigaruka Choppo ci ho vissuto una vita e tutto sommato... Se stavo pure meglio, forse. Stavo pure meglio. Certo, ora non so se potrei tornare indietro, probabilmente no. Dopo aver scoperto la vera felicità, che era quella che c'era prima che stessi con me. Ah, ok, sì. 6 mesi senza videogiochi è difficile, anche perché ormai sono facilmente accessibili, cioè, come è possibile? Cioè, mi dovrei togliere pure il cellulare. Infatti, cioè, basta andare, che ne so, in una tabaccheria, c'è un cabinato di Tekken, quindi... Esatto. E, quindi, non lo so, ti direi che è più difficile 6 mesi senza videogiochi, però se deve capitare una delle due, mi auspico che sia 6 mesi senza videogiochi. Che ruffiano. No, io 6 mesi senza Shigaruka Choppo penso sia un po' impossibile. A meno che io non mi faccia ibernare per 6 mesi. Sei mesi senza videogiochi ne posso fare a meno. Ma anche perché, scusa, anche se tu riuscissi a estraniarti dalla tua persona, comunque, cioè, dove ti giri il mondo parla di te. Esatto. Tutto è Shigaruka. Tutti dicono Cacioppo di qua, Cacioppo Vabbè, di là. Andiamo avanti. Come stanno procedendo le trattative con Sam Lake per inserirlo nel poroverso? Allora, c'è purtroppo una barriera linguistica enorme, perché io gli scrivo perché in italiano. Perché lui non parla romano, quindi... No, lui mi risponde in finlandese. Però abbiamo iniziato in questo modo, cioè una sera ho attaccato un pippone di 2 ore e mezza al povero Shigaruka Choppo, dove ho provato a spiegargli la trama di Alan Wake e il perché mi piacciono tanto le produzioni di Sam Lake. Secondo me è un buon punto d'inizio. Non so se mi ha portato... Io mi ricordo che c'è una vedova, che c'è l'abisso. L'abisso. L'abisso nero. Se guardi nell'abisso, poi l'abisso guarda dentro te. Sì. Citazione di? Nietzsche. Bravissimo. Per te, cosa deve avere una soundtrack di un gioco per essere davvero fantastica? Una canzone di Britney Spears. Beh, forse c'è un qualche Just Dance, qualche Sing It... Sì, vabbè, ma lui dice videogioco. E qui, allora, noi non siamo discriminatori, non facciamo distinzioni di sorta. Qualsiasi software si inserisca all'interno della mia PlayStation è un videogioco, va bene. Deve avere un grande tema principale, un qualcosa che entri in loop in modo convincente. Ma soprattutto, secondo me, che debba
risonare in qualche modo con lo stile e con la trama. Però se inizi a dare risposte sensate, il tuo personaggio perde completamente. Te sei la vena comica, io sono l'autorevolezza. Forse sei tu la linea comica. Andiamo avanti. Qual è il videogioco preferito di Shigeru Kaciopo? Aspetta, puoi dirne tre, considerando che nella vita non giocai due. Infatti. Il primo, Day of the Tentacle. Il secondo, Monkey Island. E il terzo è un videogioco... Allora, Exen era figo. Pentiment. Era molto figo. Però ti dico, per non fare troppo lo sborone, un videogioco che non mi ricordo come si chiama, ma era della Disney. E praticamente tu avevi gli scenari, i fondali, con... e tu potevi inserire tutti i personaggi, forse colorarli, aggiungere degli oggetti, così. Ci ho giocato tantissimo. Però più bello quello che mi è rimasto nel cuore è Day of the Tentacle. Giocavo peraltro recentemente insieme. Esatto, rigiocato. R4, cos'è e cos'era? Come funzionava? Ed oggi io mi sono proprio perso. Attenzione, si sta cadendo nell'ambito della pirateria e dell'illegalità. Te la senti con te? Io mi dissocio. Ci dissociamo da questa cosa. Mai sentito, perché... non so cosa sia R4, ma io non ho neanche sentito la 3, la 2, la 1. Mai... Io stimo le nostre forze dell'ordine. Penso che facciano un lavoro straordinario. Sì. E rischiano la vita ogni giorno per salvare i videogiochi. E come me lo spieghi il fatto che l'altro giorno, quando ti hanno fermato al posto di blocco e ti hanno chiesto di mostrarti in volto, è partito un inseguimento contro mano sulla 1? Beh, quello è un episodio di cui preferirei non parlare, per privacy. Una facile: quale sarà il prezzo di lancio di Switch 2? Allora, secondo me... sparo? Poi 320. Va bene, 3,99. Vabbè, ma perché io applico già lo sconto dello Shigeru Kaciopo Shop. Ok, giusto. Tra l'altro potete comprare direttamente Switch 2 da lì. Sì, sì. Potete preordinare già. Allora, questa qua... www.shigerukaciopo.i-commerce.uk. Ok. .com. Pensa se esiste questo URL da un sito porno di roba grevissima. Questa bisogna capire se è rivolta a te o a me. Mm. Effettivamente è ambigua. Quali sono i sogni più grandi della tua vita? Ti adoro! Grazie, grazie mille. Secondo me parlava con me. No, sicuramente parlava con me, non con te. Perché il tuo sogno l'hai realizzato. Non è stare con te, i sogni. Ce n'ho uno ben preciso. Il mio più grande sogno nella vita? Se è un sogno, probabilmente è irrealizzabile. Sì, non è che ti ha chiesto, hai realizzato il tuo sogno? No, posso dire, in realtà il mio più grande sogno da quando ero, sin dalla mia infanzia, era avere un cagnolino, quindi dobbiamo... Io l'ho esaudito questa mattina alle 5 e un quarto. Beh, perfetto, tutto è bene quel che finisce poro. Invece il mio sogno più grande, più mio grande, è quello di imparare il giapponese. E l'altro è di fare un full set del GameCube. Ok, andiamo avanti. Possiamo tutti confermare che Rayman 3 è il miglior gioco mai fatto? Partiamo da te. Secondo me è il più bel film mai fatto. Non è Rain Man, è Rayman. Allora... e soprattutto non penso ci sia il 2 di Rain Man né il 3. Invece che gli stuzzicati, i Bustel. Sono 103. Come le dita di Donkey Kong, sì, esatto. Mamma mia, che citazioni. Che ha detto, qual è la domanda? Possiamo tutti confermare che Rayman 3 è il miglior gioco mai fatto? No. Ok. Non lo possiamo confermare. Non confermo né smentisco, a voi... Va bene. Ma allora però si sbottoni un attimo. Della trilogia di Rayman, preferisci il primo bidimensionale, il secondo... che era comunque un episodio molto di rottura, o il terzo, che secondo alcuni è addirittura migliore di Sunshine. Sunshine. Tra l'altro, infatti, il buon Dado Bucks. Dado Bucks. Sì, però ho scritto Dado Bucks. Qualcosa mi dice che non è lui veramente. Anche perché avrebbe cantato una canzone. Sì, oh. O sarebbe andato su OnlyFans. Quale preferisci tre? Il primo, perché io sono molto legato alle tradizioni. Beh, così si può dire. Shigeru Kaciopo, conservatore nazionalista. Sì. Sì. Siete una coppia aperta? MMF. Guarda, aperta a regali da parte vostra, sicuramente. Ma che vuol dire MMF? Pizza margherita, supplì. Tutto quello che volete. Maschio, maschio, femmina, forse. MMF. Perché Smash Bros. For Wii U e 3DS ha così tante mancanze rispetto ai suoi predecessori? Poro. Tu hai mai avuto... Allora, sappiamo delle tue connessioni con... la P2, sì. A parte con quelle, anche con Shigeru Miyamoto. Ma questo ti ha mai portato ad avere rapporti diretti con Masahiro Sakurai? Ma chi è Ermasa? Guardate.
Siamo andati a scuola insieme. Ma tu c'eri quando lui ha lavorato così tanto e si è sentito male e l'hanno dovuto ricoverare? Secondo te chi ce l'ha portato all'ospedale? In bicicletta? No, con l'autobus. Fermato l'autobus e ho detto scusate. E ti ricordi perché si è impegnato poco con quei due giochi rispetto al solito? Guarda, io... Periodaccio. Non lo voleva fare lui. C'aveva un problema con la moglie, guarda. Un casino, l'affitto, cose veramente. Poi io ho cercato di aiutarlo per quanto ho potuto. Poi comunque, le strade poi. Poi posso dire, io sono sempre buono e caro, sempre altruista. Poi però, quando io ti aiuto e poi tu neanche mi dici grazie. Arigato. Finito. Vabbè. Infatti lui con mia moto... Vabbè. Comunque, se posso dire la mia... In realtà non hanno queste grandi mancanze, anzi li preferisco addirittura a Brawl. Probabilmente il fatto che sia stato un progetto molto ambizioso di fare lo stesso gioco su due piattaforme profondamente diverse tra di loro ha imposto dei limiti da una parte proprio per quanto riguarda il lato artistico e delle cose che si potevano fare, dall'altro proprio tecnico, perché siccome i due giochi devono essere sostanzialmente collegati, tra molte virgolette, molte delle cose che non si potevano fare sul 3DS di conseguenza non si potevano fare neanche su Wii U. Per esempio, hanno tolto gli Ice Climbers perché sul 3DS il doppio personaggio non funzionava. Rosa e Olindo, sì, me li ricordo. Quindi, secondo me è la natura ibrida del progetto che ha creato un po' di problemi. Certo, posso dire che le mie risposte, avendo delle esperienze personali, sono più interessanti. Certo, ma poi lo spettatore decide cosa ascoltare, se il parere banale, tecnico mio, oppure quello esperienziale tuo. Pensi che, visti i votoni della critica, il DLC di Xeno 3 si meritava di sparire TGA? Sparire mi sembra un termine... Però non è stato menzionato minimamente. Ma infatti, guarda, io ci ho parlato con gli organizzatori, gli ho detto menzionatelo. Io però non conto niente ormai. Però io, guarda, purtroppo non l'ho giocato il DLC di Xeno 3, ma mi dicono tutti sia pauroso, forse addirittura meglio del gioco base e soprattutto un po' la quadratura del cerchio per quanto riguarda la serie di Xenoblade Chronicles. Ed è un po' la sagra del fanservice, dall'altra però è veramente una sorta di... Un po' la chiosa. Sagra della pantofola bruciata. Madonna, quanti ricordi, mo mi commuovo. Mi sento proprio, sai, l'odore di ciabatta bruciata e quindi sto lacrimando. Quanti ricordi. Oh, questo qua. L'ultima domanda. E chiudiamo col botto, perché in realtà è una cosa attualissima. Signorina Cacioppo, allora innanzitutto qua si presuppone che tu sia signorina, però vabbè. Qual è il suo personale GOTY di quest'anno? Rimembrami un po' quali sono i giochi di quest'anno. Il gioco che ti è piaciuto di più? Baldur's Gate. Ma 1, 2, 3 o 4? Quello di quest'anno. Il 3 o il 4? Perché sono usciti tutti e due. Il 4. Ti ho tirato un inganno. Il 4 non è mai uscito. È appena uscito il 3. Ma io lavoro tanto e mi confondo. Tu hai accesso. E io, avendo io accesso al 4, mi sono... un attimo di confusione. Puoi confermare che il 4 è addirittura meglio del 3? Sarebbe pubblicità ingannevole, non posso dire nulla. Va bene, grazie. Prego. E il tuo qual è? Il mio gioco? Ho fatto il video. Ah, il tuo sì, il tuo è Alan's Wake 2. Alan's Wake. Alan Wake 2. Sì. Però perché ha tolto per una questione di... Però ha tolto dalla competizione Tears of the Kingdom, perché per me è proprio... gioco, esatto, è un'altra cosa, è un altro tipo di esperienza. Bene, io questo video proprio non so proprio a chi sia rivolto, chi possa volerlo vedere. Puri di cuore, puri di spirito. Chi lo vedrà cosa ci troverà dentro, io proprio non ne ho idea, però ho scoperto questa cosa, che c'è un grande pubblico di affezionati e di gente deviata che appena vede una maschera, un paio d'occhiaie e un cappello non capisce più niente. Quindi chi sarà? Ma sarà sempre la stessa persona? Ok. Questo Shigeru Cacioppo? Quindi... O forse sono più persone? Appunto. Pensa se nel prossimo video ci sono due Shigeru Cacioppo. Potremmo farlo. Io comunque ringrazio tutti quanti per un sacco di cose, per essersi iscritti al canale, per essere sempre voi, sempre voi stessi, voi. Non cambiare mai. Per nerdare duro ogni giorno, per avermi aiutato a raggiungere i 40.000 iscritti, per tutto il supporto che mi danno sotto ogni video, per continuare a seguirmi nonostante chiaramente il canale da seguire sia un altro e nonostante i tuoi evidenti problemi. Madonna, problemi bruttissimi. Uno proprio il più manifesto e palese. Bene, detto questo, ci vediamo nel 2024, cioè domani per voi, dopodomani per noi.
Grazie mille a tutti quanti, grazie mille a Shigaru Gachoppo, spero che la vostra serie di conoscenza sia stata soddisfatta, vi siate dissetati. Oh. Ed ecco il face reveal. Di qualcosa per finire. Merry Gachoppo a tutti quanti, un po' in ritardo però comunque. Felice anno nuovo. E che... E feliz Navidad. Feliz... Allora, scusa, no, questa devi mettere... Andate su TikTok e cercate Joaquin Pinciardo. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! Un saluto! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Ma sta a dormire, sta addormentando.